Ciao a tutti amici, bentornati al nostro corso di cucina. Oggi prepareremo l'ultima ricetta degli hot dog, ovvero quelli con cipolla croccante. Si differiscono dagli altri appunto per la cipolla, quindi iniziamo proprio a preparare questa. Mettiamo le nostre cipolline e le affettiamo. Ne abbiamo prese 6 perché, come sapete, la friggitrice richiede un numero definito di ingredienti per essere avviata. Nel caso delle cipolle sono 6. Quindi abbiamo le nostre 6 cipolle a fettine che mettiamo a friggere e abbassiamo il cestello. Facciamo molta attenzione perché le cipolle cuociono molto in fretta rispetto ad altre cose che abbiamo cucinato. Quindi bisogna stare molto attenti, se no rischiamo di bruciarle. Nel frattempo che aspettiamo la cottura, voi potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere gli aggiornamenti. Come avete visto, ci è voluto pochissimo a friggere le cipolle. Se le avessimo lasciate un po' di più e immerse un'altra volta al cestello, le avremmo bruciate. Ma noi siamo cuochi esperti e non facciamo questi errori. Ora gli ingredienti li andiamo ad assemblare sul balcone. Pane per hot dog. Sappiamo già come farlo. Bruster cotto, anche abbiamo già visto abbondantemente come si cuoce. Cipolline fritte appena fatte e senape, un ingrediente che finora non avevamo mai usato. Assembliamo tutto sul bancone e anche l'ultima variante dell'hot dog, ovvero quello con cipolla croccante, è pronto per essere mangiato. Eccolo qui, guardate che bello. Andiamo a vedere carne, manzo o dog. Niente male. E così completiamo la serie degli hot dog. Detto questo, anche per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, continuate a seguirmi. Ciao ciao!